Stiamo vedendo le molle che ci portano ad acquisire il coraggio, che ci stimolano ad affrontare la vita con il dinamismo della forza umana e il dinamismo della forza dello spirito, perché c'è un coraggio umano e un coraggio cristiano. E abbiamo visto la forza dell'amore, che poi è il motore di ogni vita, di ogni esistenza. Abbiamo visto la forza dello stare insieme agli altri, del condividere lotte, battaglie giuste insieme agli altri e quindi di un coraggio che mi viene per contagio, direi, per imitazione dell'altro. Un coraggio che mi viene nel sentirmi sicuro perché non sono solo. Abbiamo visto come il coraggio non è mai violenza. Chi fa il male non è un uomo coraggioso, è un uomo debole. Chi perdona, chi cerca sempre strade e soluzioni non violente è un uomo coraggioso. Chi invece, come dire, aizza le folle, genera violenza, fa assaltare sindacati piuttosto che palazzi di governo, piuttosto che mense sociali, eccetera, eccetera, sono persone deboli. Chi fa la violenza non è un uomo coraggioso. Il violento non è coraggioso. L'umile è forte. Il non violento è coraggioso. E la storia, dovremmo ricordarcela, rivederla, questo ce lo insegna. Vi è un altro, diciamo, un'altra molla che potremmo chiamare con una parola, ahimè, oggi molto in disuso. Fatemelo dire, nemmeno tanto nella teologia si parla più di ascesi. Questa parola è una parola greca e vuol dire appunto esercizio. Cosa voglio dirvi con questo? Voglio dirvi che il coraggio fa parte di quelle virtù umane che bisogna conquistarsi. Non è un fatto automatico il coraggio, ma è una conquista. La vita, d'altronde, è un esercizio. Vedete, gli stessi studiosi della psicologia evolutiva, della pedagogia, soprattutto infantile, ci dicono che il bambino per crescere deve trovare degli ostacoli. Il bambino per crescere deve misurarsi con degli ostacoli. Il fabbro non si fa da sé. Il fabbro diventa fabbro esercitandosi. Non si diventa campione nello sport non facendo allenamento e sacrificio, ma facendo esercizio. L'esercizio che è ascesi. E quindi vi è anche un esercizio per diventare coraggiosi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.